Lo sentite? Lo sentite questo sottofondo? È Juve, storia di un grande amore. Oh, questa sera potremmo chiamarla Juve, storia di una grande sofferenza con rimonta. Mamma mia. Mamma mia. Proprio mamma mia. Perché ero già lì che pensavo che questa partita fosse maledetta, di portare sfortuna, che fosse colpa mia che ero venuto a vedere la Champions a Torino, che era colpa mia che ero andato a vedere ancora la Champions dopo il 2-2 con l'Atletico, una partita che sembrava indirizzata verso la sconfitta con l'Allianz Stadium dietro, come direbbe Gianni Balzarini. Commento a caldo, a caldissimo, direttamente dallo stadio. Tra l'altro abbiamo fatto un video di Gianni, siamo beccati prima, probabilmente lo vedrete sul suo canale. Fine dello spam. Questa sera abbiamo fatto una partita che per certi versi sembrava soltanto sfortunata, perché la Juve non aveva giocato male. Poi quell'ingenuità difensiva, direi di Bonucci, sapete, allo stadio la vedi solo una volta, quindi non puoi sapere se è stato Bonucci, se non c'è il replay. Mi pare proprio un'ingenuità di Bonucci. Andrò a vedere le azioni salienti, gli highlights, e vedrò se effettivamente avevo ragione. E dall'altra parte la loro squadra, che per 70 minuti non ha sbagliato un colpo. E poi cosa succede? Che Sarri aveva fatto, dopo un minuto e mezzo, due minuti del, se no non c'ho più la voce, della fine del primo tempo, quindi l'inizio del secondo, il tridente pesante, Ronaldo, Ribale, Higuain, e non sembrava dargli gli effetti sperati. E poi magicamente Paolo, che era stato il migliore in campo anche prima del primo gol, figuratevi dopo il primo, dopo il secondo gol, decide di risolvere, decide di fare doppietta, decide con Paolo Belli in sottofondo, che dice Juventus per sempre sarà, di farci vincere questa partita. L'Atletico, ho visto che stava vincendo 1-0, gol di Morata a fine primo tempo, mi spiace per l'Atalanta che invece ne ha presi un sacco, una sporta, ma decide di farci vincere anche questa partita e di darci delle serie speranze e possibilità di passare per le prime questo girone. Ora starà tutto nel ritorno del girone. Metà l'abbiamo passato, abbiamo fatto 3 punti qua, 3 punti con il Bayer Leverkusen, 1 punto con l'Atletico a Madrid, 7 punti, un bellissimo bottino. E se non fosse stato per quel gol al 90esimo che abbiamo subito là a Madrid, che ancora mi dà fastidio, saremmo stati addirittura a punteggio pieno. Ma va benissimo così, un'altra grande partita giocata dalla Juve. Tanto timore ancora nel finale, quando vi dico che nel finale dobbiamo essere meno belli, anche stasera mi sono cagato addosso. Uscirà domani la live reaction, ma sono stato contentissimo, un viaggio che ne valso la pena, e ho anche guadagnato questa, un gentile omaggio da parte di Juventus, quindi sono stato ancora più contento. Ragazzi, torno a casa molto molto felice, dopo aver sofferto tantissimo, ma con la consapevolezza che la Dybala Mask mi fa impazzire.